Dopo il pareggio esterno contro l'Acquedolcese, torna alla vittoria la capolista Toregrotta che sul terreno amico rifila una manita al malcapitato Città di Messina. I padroni di casa sbrigano la pratica giallorossa in appena 12 minuti di gara e conquistano 3 punti che permettono loro di mantenere il primo posto in classifica e le 2 lunghezze di vantaggio sul Città di Sant'Agata. L'11 di Giunta parte subito forte e dopo 40 secondi passa già in vantaggio. Maisano crossa in area per Asà. Tiano, nel tentativo di anticipare l'attaccante rosso-blu, manda nella propria porta il pallone che spiana i toresi la strada verso la vittoria. Il gol taglia le gambe ai messinesi che 3 minuti dopo devono nuovamente capitolare. A firmare il raddoppio per i locali ci pensa questa volta Rasà, che con un colpo di tacco sotto misura manda alle spalle del portiere un servizio di Sittineri. Sotto di 2 reti dopo appena 4 minuti gli ospiti provano comunque a reagire e al decimo ci provano con Libro, il cui destro si spegne sull'esterno della rete. Rete quella messinese che 2 minuti dopo gonfia invece Rasà. Il numero 9 rosso-blu si libera di una serie di avversari, entra in aria e con un preciso destro batte Maisano, realizzando così il 3-0 che mette in ghiaccio il risultato. I padroni di casa spingono ancora e poco dopo un tiro cross di Cuceco stringe il portiere alla respinta in tuffo. Il Città di Messina si rifà vivo prima dell'intervallo, quando una punizione da posizione defilata di Barillà costringe Vince a rifugiarsi in angolo. Nella ripresa il Toregrotta torna nuovamente ad assediare la metà campo avversaria e in apertura a Sittineri serve Sciliberto, che entra in aria ma solo davanti al portiere, non in quadra incredibilmente il bersaglio. Bersaglio che i rosso-blu centrano comunque al 67esimo con Rasà, che riprende il solito servizio di Sittineri, approfittando anche di un errore dell'estremo messinese, insacca porta vuota il pallone del 4-0. Per il bomber rosso-blu, tripletta personale, 20esimo sigillo in campionato. Locali che al 75esimo potrebbero mettere a segno il gol del pocherissimo con Sittineri, ma il numero 11 di Torrese, a 2 passi dalla porta, si fa bloccare il tiro da Maisano. Scampato il pericolo, le Città di Messina prova a scuotersi e 5 minuti dopo una conclusione da fuori area di D'Alessandro viene respinta sulla linea di porta da un difensore del Toregrotta. Toregrotta che chiude il festival del gol al 90esimo, quando il neo entrato Anastasi riprende un assist di Bertino e con un perfetto colpo di testa scavalca il portiere, fissando il punteggio sul definitivo 5-0. Finisce così con il Toregrotta che centra il 12esimo risultato utile consecutivo, mantiene il primo posto in classifica con 51 punti e le 2 lunghezze di vantaggio sul Città di Sant'Agata. Per i ragazzi di Giunta domenica test decisivo al Salvatore Lentini contro il Mistretta. Per il Città di Messina invece la pesante batosta subita a Toregrotta costa la panchina al tecnico Pasca, rimpiazzato dall'esperto Nello Basile.